un campionato 125 come è strutturato quest'anno lo vedo molto, molto in crescita, nel senso che questi ragazzi al di là dei 17 che sono diventati 19 anni, e quindi i ragazzi cominciano ad essere già più maturi, quindi vedono già un attimino la gara in maniera diversa, e quindi è solo che più costruttivo, e anche considerando che ci sono i piccolini, 85 parlo, vedo che questi bimbetti apprendono tutto dai grandi, quindi motivo in più, piccolini 85 assieme a 125 con un paio d'anni in più che sono già più maturi sia mentalmente che fisicamente, affrontano le gare in maniera diversa, e quindi anche i bambini imparano molto di più. Ma è pronto quando uno comincia a vincere con parecchio margine, e quindi si fa fatica a dire pronto a 15 anni o pronto a 19 o pronto a 20, e questo è molto difficile dirlo. Logico, ci sono delle eccezioni, Erlings, Roxen, che a 15 anni hanno dei fenomeni, al tempo mio 25 anni diciamo e si vinceva un mondiale, ora e lo vincono a 15 anni, quindi si fa anche fatica a dire sei pronto per la classe più grande, e uno se la deve anche sentire, e certi ragazzini crescono velocemente, certi magari ci mettono un po' più di tempo, quindi non la vedo tante volte giusto mettere un limite dell'età, perché uno c'ha il suo tempo per crescere e il suo tempo per una cilindrata e un'altra. Ma il ritrovarsi tutti assieme con le qualifiche, io mi ricordo negli anni quando correvo io al mondiale e ci si presentava in 120, 130, 140 e ne prendevano al di sempre 40, quindi l'andare a casa tante volte fa crescere, perché correre già di partenza prima di fare le qualifiche secondo me è un po' troppo scontato, troppo facile, uno se la deve guadagnare, quindi questi ragazzini gli fa bene crescere in questo senso. Cioè, oggi ho fatto 41esimo, sono stato fuori per un secondo, la volta dopo ci metterò grinta per fare 40esimo, per portarmi avanti, quindi è un po' brutto dire andare a casa o fare il gruppo B, però e fa crescere secondo me, cioè questa qui è una crescita che fa bene in tutti i sensi.